Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 12 gennaio ricordiamo San Bernardo da Corleone. Ascoltiamo. Filippo Latini nasce nel 1605, nel centro siciliano da cui prende il nome. Era un ragazzo sanguigno, cresciuto da una famiglia di calzolai molto religiosi, tanto che nel paese erano conosciuti come la casa dei santi. Al lavoro aiutava il padre. Era un ragazzo molto gentile con i poveri, al punto di mendicare per loro. Veniva chiamato la migliore lama di Sicilia e lui questa abilità la metteva al servizio per la difesa della sua gente e per l'ordine pubblico. Un giorno venne sfidato a duello da Vito Canino, il quale venne ferito gravemente alla mano. L'episodio segnò l'inizio della sua conversione. Nel 1631 entrò a far parte dei cappuccini del convento di Caltanissetta in Sicilia e quando prese l'abito prese anche il nome di Bernardo. E da lì la sua vita divenne piano piano tutta dedita ai servizi e alla preghiera. Analfabeta, fu destinato ai lavori più umili del convento. Subisce umiliazioni e anche il demonio non lo lascia tranquillo, ma il santo afferma: l'orazione è il flagello del demonio ed egli teme più l'orazione che i flagelli e i digiuni. Con gli anni divenne il frate buono, padre dei miseri, di coloro che avevano bisogno di un conforto spirituale e servizievole verso i confratelli, specialmente se ammalati, e fece penitenze e mortificazioni molto forti. Ormai era un uomo nuovo e l'errore di gioventù era stato ripagato. Per la gente divenne esempio di santità. Muore il 12 gennaio del 1667, ad appena 62 anni. E prima di seppellirlo devono cambiare per 9 volte la sua tonaca, perché tutte erano state fatte a pezzettini dai fedeli che volevano avere una sua reliquia. Fu beatificato da Clemente XII il 15 maggio 1768. È stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II il 10 giugno 2001. E che carattere che aveva San Bernardo. Vediamo nella sua vita quanto sia stata pesante l'incidenza di questa sua irruenza, questa sua incapacità di governare il carattere, la rabbia. È un difettuccio, possiamo dire così, che ha avuto delle conseguenze anche gravi, perché una persona è rimasta molto ferita da questo. Però Dio trasforma tutto in bene. Questa è una delle meraviglie che possiamo vedere da questa storia. Infatti Bernardo, profondamente addolorato, inizia a sviluppare una sofferenza molto molto grande nei confronti di se stesso e nei confronti delle sue azioni e del suo modo di essere. E questo dolore a un certo punto diventa preghiera. Una preghiera al Signore chiedendo la conversione, chiedendo il cambiamento, chiedendo il perdono dei peccati. Allora a 19 anni, molto giovane, bussa alla porta del convento ed entra con il desiderio di diventare un frate francescano. Viene accolto, ma pensate un po', solamente 12 anni dopo riuscirà a vestire il saio francescano. Cosa ci testimonia questa storia? Che una cosa è avere il desiderio di una conversione, l'altra è ottenerlo. E il segreto per riuscire a fare questo è un cammino lungo di affidamento. In questo caso di affidamento a chi? Ma sicuramente a quelli che sono stati i suoi superiori di quel periodo. Bernardo ha dovuto avere l'umiltà di iniziare a dire: non decido più io, io mi spoglio di me stesso. E quindi ha dovuto accettare molti, moltissimi no. Chissà quante volte avrà chiesto in questo periodo di poter indossare l'abito, ma gli è stato detto di no. E questa storia ci insegna che i no sono anche delle cose sante nella vita. Noi non siamo più abituati a sentirci dire di no, ci dà fastidio. Noi siamo abituati al tutto e subito. E quindi
quando si tratta di fare un cammino spirituale, ecco che falliamo perché non accettiamo questi no e soprattutto non accettiamo il fatto che un cammino di conversione richiede del tempo. E il cuore dell'uomo è qualcosa di particolare, ci dice la scrittura, difficilmente guarisce, difficilmente, ma non è impossibile da guarire, ci vuole il tempo. E allora pensiamo al nostro carattere, pensiamo alla nostra rabbia e a quante persone abbiamo ferito. E oggi abbiamo questo grande invito di chiedere perdono. Andiamo a recuperare il rapporto con queste persone, cerchiamo di rimediare al danno fatto. Anche Padre Pio si è imbattuto in queste riflessioni nella sua vita e ci dice qualcosa di molto importante. E dice che lui non si è mai pentito della dolcezza usata, ma si è sempre pentito e sentito con un po' di rimorso di coscienza e si è dovuto confessare quando ho usato un po', lui dice un po', di durezza. Però quando lui dice mitezza specifica, non intende quella che lascia tutto andare, quella proprio no, ma intende quella che rende dolce la disciplina, che Padre Pio ci ricorda essere sempre necessaria. Allora, con tutte queste riflessioni, con la voglia di mettere noi il piede in testa alla nostra rabbia e non ferire più nessuno, ci affidiamo all'intercessione di San Bernardo e lo preghiamo. San Bernardo, prega per noi.